Ciao a tutti e ben ritrovati. Come avevo promesso, in questo video parleremo del Sega Astro City Mini, ovvero la replica del cabinato arcade di Sega, dell'equivalente del Taito Egret di Taito, che costa un pochino di meno, è anche visibilmente più piccolo paragonato al Taito Egret. Cosa abbiamo? Abbiamo che lo stick e i pulsanti sono comunque più piccolini rispetto a quelle del Taito Egret, quindi per chi ha delle mani grandi forse è un pochino meno confortevole da utilizzare sicuramente, e anche se insomma la sensazione è comunque buona. Alcuni dicono addirittura che queste sono meccaniche Sanwa, però non saprei dire con certezza. Sicuramente la sensazione arcade è meglio rappresentata dallo stick e dai pulsanti del Taito Egret Mini. Che cosa abbiamo di differenza? Che vabbè, il Taito Egret è un pochino più lussuosa come, anche come confezione, perché qui, a parte il cavo di alimentazione, il cavo HDMI, non c'è nient'altro, mentre qui c'erano, come abbiamo visto, i marquee, gli stickers, eccetera. Però è anche vero che questa console costa un pochino di meno. Adesso però non so esattamente i prezzi, perché so che variano in continuazione per queste cose che vengono anche importate dal Giappone. Le differenze sostanziali: quindi abbiamo visto lo stick e la pulsantiera, il monitor. Allora, il monitor non è rotante come quello del Taito Egret, ovviamente, e la console non è espandibile, cioè nel senso che non ha la porta micro SD che ha il Taito Egret. Il problema principale è che non solo lo schermo è più piccolo rispetto a quello del Taito Egret, ma è uno schermo a 16 noni. Quindi, mentre qui abbiamo uno schermo 4 terzi che può essere rotato, qui abbiamo uno schermo 16 noni, e visto che il 90% dei giochi contenuti all'interno del sto Sega Astro City Mini sono 4 terzi, avremmo che ci saranno, oltre alle bande orizzontali, anche due bande verticali, restringendo quindi lo schermo fino a farlo diventare molto simile a quello del Neo Geo Mini, tanto per fare un paragone. E niente, adesso lo colleghiamo a un power bank e vediamo invece il catalogo dei games, che essendo comunque quelli di Sega sono sicuramente eccellenti. Volevo dirvi un'altra cosa, un'altra informazione abbastanza importante: è che oltre a questo Sega Astro City Mini esiste anche una versione V, cioè verticale, dove lo schermo 16 noni è posto in verticale e ha un catalogo di giochi totalmente diverso rispetto a questo, ovvero contiene esclusivamente degli shoot 'em up tipo Bullet Hell, insomma, tipo Raiden, cioè sicuramente giochi eccellenti, ma non sono praticamente giochi di Sega. Se volete invece utilizzare questo Sega Astro City Mini con i giochi Sega, attenzione a non comprare la versione V, insomma. Ok, accendiamo la console. Logo Sega. E guardiamo un po' il catalogo dei giochi contenuti all'interno, che è chiaramente di ottima qualità, e tra l'altro sono tutti giochi arcade, visto che abbiamo un sacco di collection di giochi Mega Drive. Queste sono tutte versioni arcade dei giochi. Ok, cominciamo da uno dei miei preferiti, beh, Shinobi, ok, i soliti tastini per inserire la moneta allo start, e si gioca Shinobi, titolo grandissimo, ciò speso un sacco di tempo, un sacco di monetine su questo gioco, capolavoro assoluto secondo me. Comunque, nonostante tutto, il gioco è perfettamente giocabile con lo stick e i pulsanti.
Peccato appunto che lo schermo non sia più grande perché avrebbe giovato. Poi è chiaro che anche questa console può essere collegata al televisore, eccetera, però notare che gli Spider-Man da rossi sono diventati verdi per motivi di copyright. E vabbè, dai, su questo gioco ci passerei delle ore. Vediamo di vedere, di provare qualcos'altro. Ok, proviamo qualcos'altro. Vabbè, qui abbiamo Space Harrier, poi cosa abbiamo? Flicky, Golden Axe e Golden Axe Revenge of the Tatar, che credo che sia abbastanza unico nel suo genere, nel senso che non credo sia stato pubblicato in maniera ufficiale mai prima d'ora. È un gioco fantastico questo. Sono più riflessi che altro. Comunque, come vedete, l'emulazione anche qui è ottima. Secondo me queste due console, sia il Taito Egret che l'Astro City Mini, più o meno hanno lo stesso hardware. Anche perché poi, come vedremo magari in un video successivo, la compatibilità con le periferiche tipo joypad, joystick, eccetera, è la medesima sia dell'Astro City Mini che del Taito Egret. Ed evidentemente è una bella macchinetta questa, perché è in grado di far girare anche cose come Virtua Fighter. Adesso usciamo dal di qua, vi faccio vedere Virtua Fighter. Cosa manca? Secondo me due titoli immancabili sono Super Hang-On e Outrun. In una collection di questo tipo, ok, va bene, c'è Shadow Dancer, c'è Shinobi, c'è Altered Beast, c'è Virtua Fighter. Ma non puoi non mettere Hang-On o Outrun. E peccato appunto per le ridotte dimensioni dello schermo, perché uno schermo più grande avrebbe sicuramente giovato, insomma. Adesso, a parte lo schermo rotante, che certamente è un plus del Taito Egret, ma diciamo che essendo i giochi qui all'interno la maggior parte 4 terzi, non se ne sente neanche più tanto la mancanza. Il problema effettivamente sono le bande verticali e orizzontali, perché lo schermo è di sinonimo. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, ciao e alla prossima.